Allora, è inutile presentare il professor Burgio. Direi che oggi finalmente ho voluto fortemente questo momento e quindi lo ringrazio di questa disponibilità, con il quale ci sentiamo spesso proprio per fare chiarezza su quello che sta accadendo. Ho detto che bisogna portare un po' di chiarezza a livello medico e scientifico. Quindi so che siete praticamente tutti medici, operatori del settore, e quindi è giusto che avere anche chiarezza scientifica. Grazie Ernesto, buona relazione. Poi farei altre delle domande. Bene, grazie a voi. Cerchiamo oggi di fare il punto in un'ora su quello che sta succedendo in Italia in particolare, ma diciamo nel mondo, di fronte a questo improvviso dilagare di un virus pandemico. Dico subito, perché è importante capirlo, non stiamo parlando di un agente patogeno usuale. La prima nota su cui io credo che bisogna riflettere è che un virus pandemico è un virus che non si è mai presentato sulla scena della biosfera. È qualcosa che è venuto fuori da una serie di ricombinazioni abbastanza improvvise, e in particolare il sistema immunocompetente dell'uomo non lo conosce. Questa è una premessa necessaria, perché se vogliamo capire non solo quello che sta succedendo, ma quello che è successo nel 1918-19, nel 1957, insomma in ogni momento drammatico della storia in cui un virus pandemico... Ogni 5 secondi! Mi senti te? Ti sentiamo. Vai. Parla. In tutte le situazioni in cui un virus pandemico si è diffuso nel mondo, la situazione è stata molto sottovalutata all'inizio, ed è importante capire quello che è successo sia in Asia sia in Europa, l'enorme differenza tra i paesi asiatici. Mi sentite? Sì, tutto bene. Ti sentiamo bene, non Ernesto? Non so perché io ho un continuo ritorno. Sì. Aspetta. Vai, ti sentiamo bene, vai. Dicevo, allora, torniamo un attimo. Io, siccome in un'ora, anche se sembra un'ora essere parecchio, è pochissimo di fronte a una problematica come questa, dobbiamo cercare di capire prima che cos'è, dicevo, un virus pandemico, che cos'è una pandemia, cosa che di fatto non è del tutto chiara a molti, sembrerebbe, ovviamente soprattutto in Occidente, perché in Occidente dal 1968 noi non eravamo abituati ad affrontare un'emergenza pandemica. È evidente che cinesi, giapponesi, gli abitanti di tutto il sud-est asiatico, dalla Corea fino a Taiwan, sono riusciti a reagire subito, perché avevano avuto già l'esperienza precedente del coronavirus nel 2003, ma soprattutto perché sono abituati da anni ad affrontare questo tipo di allarmi e almeno una serie di outbreak minori. Soprattutto sapevano, almeno dal 1997, che bisognava essere preparati, non tanto o soltanto perché la ricerca scientifica aveva mostrato che molti virus, in particolare alcuni virus influenzali, in particolare l'H5N1 dell'aviaria, avrebbero potuto diventare pandemici, ma perché di fatto la situazione generale dei loro sistemi sanitari è in grado di affrontare rapidamente queste situazioni. In Occidente no. In Occidente noi sapevamo, come loro, da anni che un allarme pandemico era alle porte, però abbiamo fatto pochissimo per prepararci. Questo purtroppo è evidente. Ma è anche evidente, soprattutto almeno nel nostro paese, che ci sono anche molte persone, anche molti colleghi, che a mio parere irresponsabilmente continuano a mettere in dubbio il fatto che questo sia un virus veramente pandemico.
perché probabilmente non avendo mai studiato a fondo che cosa è un agente nuovo per il nostro sistema immunocompetente e che tipo di problemi può generare, sono convinti che si tratta, e lo dicono e lo hanno detto e continuano purtroppo ad affermarlo, per cui il web è pieno di queste, a mio parere, pericolose disinformazioni, considerano questo virus come un virus parainfluenzale che può o meno dare problemi. Ebbene, non è così. Questo è un virus, oggi dicevo, non avrò il tempo di far vedere anche le immagini specifiche dell'RNA virale e delle mutazioni che ha acquisito. Mi limito a fare un discorso quadro, ma soprattutto voglio farvi vedere il modo in cui realmente la pandemia si è andata via via affermando nel pianeta e quello che sta realmente succedendo, perché anche l'altro dato incontrovertibile è che c'è una gran quantità di informazioni anche epidemiologiche e di dati più o meno ufficiali che, anziché aiutarci a capire, rischiano di confonderci le idee. Quindi questa introduzione al coronavirus della SARS-2, al cosiddetto SARS-2-CoV, è fondamentale, soprattutto nella misura in cui ci liberiamo di alcuni, diciamo, di alcune informazioni non corrette. Allora, andiamo un attimo rapidamente attraverso i passi essenziali. L'esempio più clamoroso di pandemia, come tutti sappiamo, cioè di dilagare intorno al pianeta di un virus che ha fatto il salto di specie, e cioè di un virus che dal serbatoio aviario, che è quello naturale, è passato nella specie umana, come tutti sappiamo, l'abbiamo studiata dai tempi addirittura di scuola e poi dei nostri studi di medicina, è la pandemia cosiddetta spagnola. Nel 1918 la spagnola, all'inizio dell'anno, ha fatto probabilmente alcune centinaia di migliaia di morti, avvisando immediatamente la comunità scientifica che è una polmonite atipica, siamo nel 1918, non si poteva dire di più, era particolarmente pericolosa. Ma era la fine della Prima Guerra Mondiale, il fenomeno fu sottovalutato, il risultato fu che dopo pochi mesi, fine agosto, primi di settembre dello stesso 1918, ricomparve il virus e nel giro di pochi mesi fece un'ecatombe. Si calcola che intorno alla fine del 1918 e per tutto il 1919 i morti nel mondo sarebbero stati da 40 a 80 milioni. Capite che il quadro, come dire, lo scenario peggiore possibile, ma non si tratta di dire quante probabilità abbiamo di fronte a un nuovo pandemico che si verifichi qualcosa di simile, ma cosa dobbiamo fare per evitare in tutti i modi che qualcosa di simile possa avvenire. È così che si affronta un allarme pandemico. Detto questo, nel 1900 il virus, che era il famoso H1N1 del 1918, rimane in circolazione per una quarantina d'anni. Nel 1957 viene sostituito dall'H2N2, quindi si ha uno shift genomico significativo. Anche il virus dell'influenza è un virus a RNA che ha la stessa caratteristica dell'attuale coronavirus, cioè cambia continuamente il suo assetto genetico e il suo assetto antigenico, per cui rende da parte del sistema immunocompetente difficile il riconoscimento e la memoria di lungo periodo. Questo virus rimane per 40 anni, facendo piccole mutazioni, continua a dare forme stagionali più o meno gravi. Nel 1957 scompare, arriva un sostituto che è un H2N2, quindi ha cambiato la proteina emoglutinina di aggancio alle vie respiratorie umane, ed è stato sufficiente questo per dare la seconda poussée pandemica, molto minore della spagnola, la cosiddetta asiatica, che comunque avrebbe fatto circa 3-4 milioni di morti. La stessa cosa succede nel 1968 con un nuovo virus, sempre influenzale, che è l'H3N2, che probabilmente avrebbe fatto da 1 a 2 milioni di morti. Da allora i virus influenzali vanno in una sorta di equilibrio con la specie umana. Per almeno, diciamo, 30 anni non si hanno altri episodi pandemici gravi.
quello che succede è che ritorna fuori l'H1N1, probabilmente da un laboratorio russo, almeno così sembra, di fatto da allora noi conviviamo con l'H1N1 e con l'H3N2. Tutto lo scenario cambia quando nel 1997 muore un bambino a Hong Kong e di colpo ci si rende conto che un H5N1, quindi un nuovo virus influenzale, rischia di dilagare nel mondo. Per fortuna immediatamente viene bloccato il primo focolaio e i pochi focolai di H5N1, un virus, lo dico subito, che ha un tasso di letalità del 58%, quindi capite, su 100 persone contagiate ne muoiono 58, quindi un vero killer, viene fermato e da allora ci sono stati piccoli outbreak sempre nel sud-est asiatico e qualche caso sporadico in Medio Oriente e il virus sembrerebbe essersi fermato. Tutti tranquilli ancora per modo di dire, ma insomma fino al 2002-2003 in cui parte l'allarme per un coronavirus, come ricorderete quello della SARS, anche lì l'allarme si ferma presto perché per fortuna questo coronavirus aveva delle caratteristiche più del virus difettivo che non di un virus stabile, lo si era capito fin dall'inizio, io avevo fatto parte di un gruppo che aveva lavorato su questi virus come consulente di un colonnello dell'esercito italiano che aveva capito l'importanza di questa tematica. Avevamo fatto anche dei master di formazione anche all'Università di Palermo a suo tempo. Devo dire che passata la paura dell'aviaria e della SARS, alcuni di noi hanno continuato a studiare questi virus sapendo che il problema era superato per il momento, ma si poteva ripetere. Arriviamo alla storia recente, quindi con la consapevolezza, e l'OMS lo aveva segnalato proprio alcuni mesi fa, alcuni ironizzano su questo fatto, alcuni ironizzano sul fatto che si sono fatte delle verifiche e anche delle cosiddette simulazioni, ma questo si fa da anni, alcuni addirittura ironizzano sul fatto che il coronavirus è stato studiato nei laboratori di tutto il mondo in questi anni, cosa che è inevitabile, bisogna sempre sperare che chi studia questi virus lo faccia per studiare la possibilità di contrastarli, ovviamente però questo non ci mette al sicuro, dà alcune possibilità di essere meglio informati. Arriviamo alla storia recentissima. Questo prima slide che vedete è quello che è avvenuto, diciamo, all'inizio dell'anno. Noi sappiamo, perché da qui dobbiamo partire, che in Occidente la notizia del fatto che in Cina c'era un nuovo coronavirus diverso dal precedente, particolarmente sembrava contagiosa, non è arrivata fino ai primi di gennaio. Questo è stato sicuramente una responsabilità da parte della Cina e inevitabilmente il fatto che loro avessero scoperto l'8 di dicembre, tra l'altro come ricorderete il medico che lo aveva capito purtroppo poi è stato denunciato dalle autorità cinesi per aver procurato allarme, tra l'altro poi si è ammalato di Covid, di coronavirus secondo ed è deceduto, quindi un tragico destino. Fatto sta che i cinesi non hanno dato grandi notizie, tutti convinti fino ai primi di gennaio che grandissimi problemi non ci fossero, però a fine dicembre e inizio di gennaio qualcosa comincia a trapelare. Ed ecco che vedete le prime date. L'OMS alla fine, il 31 di dicembre, annuncia che c'è qualcosa che sta succedendo in Cina. Devo dire che ovviamente l'allerta comincia a crescere, soprattutto al momento in cui siamo arrivati intorno al 12 di gennaio di quest'anno, rilasciano la sequenza del virus. Questo è un momento essenziale. Non so se riuscite a sentirmi perché io non ho un ritorno. Sì, certo, tutto si bene. Si sente bene, va bene. Allora, dicevo, a questo punto, quando i cinesi già danno la sequenza del virus il 12 di gennaio, molti di noi capiscono che qualcosa di strano è successo, perché per avere la sequenza di un virus nel giro di pochi giorni, evidentemente
e poi è stato chiarito, il virus, i cinesi lo avevano sicuramente riconosciuto come pericoloso già prima. E infatti cosa succede? Guardate un po' rapidamente, primi casi in Thailandia, primo caso in Giappone il 16, primi casi in Corea il 20, insomma la percezione è stata immediatamente, per chi si occupa di queste cose, che il virus stava dilagando. Per essere in 10 giorni... C'è un microfono acceso. Per essere... voleva dire una cosa fondamentale, che a differenza di quello che era successo nel 1997, nel 2002 e nel 2004 con l'aviaria, questo virus aveva fatto delle mutazioni che gli permettevano di entrare nelle vie aeree superiori dell'uomo, quindi del nuovo ospite, di agganciarle e di diffondere nell'organismo. Questo è stato confermato dalla sequenza, prima la sequenza che i cinesi hanno pubblicato, poi verso praticamente fine mese le prime sequenze che sono state studiate e poi, come insomma io vado per sommi capi, il fatto che anche l'Istituto Pasteur abbia potuto pubblicare la sequenza ha permesso a chi si occupa di questo temi di andare a guardare, e devo dire che abbiamo capito subito che si trattava di un brutto cliente, perché questo virus ha fatto proprio nella proteina spike, cioè nella proteina che permette al virus di agganciare le vie aeree respiratorie umane, 8 mutazioni. Il virus ha una sequenza identica per il 96% a un coronavirus del pipistrello, con alcune sequenze in più che derivano da un altro animale esotico che è il pangolino. Come abbia fatto a passare nell'uomo non ce lo possiamo chiedere, soprattutto se parliamo per un'ora di un argomento così complesso. Quello che sappiamo è che questo virus aveva già, chiaramente lo sapevamo a fine gennaio, tutte le carte in regola per dare dei grandi problemi. A questo punto, ovviamente, chi ha potuto ha cercato di capire a livello, per esempio, di istituzioni e di autorità, se ci fosse questa consapevolezza, questa possibilità di creare un circuito di informazione, di formazione e anche di protezione sufficienti, perché di fronte a un eventuale allarme pandemico, che a quel punto era prevedibile da un momento all'altro, bisognava farsi trovare preparati. Preparati cosa significa? Significa con una parte della popolazione consapevole, ma soprattutto con le protezioni sufficienti, sia per gli operatori sanitari e in particolare per i medici, sia per gli ospedali, perché la prima regola di fronte a una pandemia è non fate entrare il virus negli ospedali. Questo deve essere chiaro, cioè quando sta emergendo un virus pandemico, la prima regola è il virus pandemico deve rimanere, deve essere fermato sul territorio. Bisogna individuare immediatamente, e gli asiatici lo hanno fatto, immediatamente i cluster, gli outbreak singoli. Non basta fare il tampone alle persone che sono colpite sintomatiche, bisogna fare il cordone sanitario, la cosiddetta sorveglianza attiva, fare i tamponi ai contatti delle persone contagiate e sintomatiche e immediatamente fare la quarantena attiva di queste persone. Non semplicemente dire statevene a casa e poi magari escono, ma bisogna creare strutture, aree sanitarie dedicate a questo. Del resto, come ricorderete, dal 21 di gennaio la Cina, e questa è l'altra data fondamentale, aveva chiusa l'intera regione di Hubei, aveva fatto il lockdown di 57 milioni di persone, aveva chiuso 30 città, aveva fatto il monitoraggio attivo e la sorveglianza, aveva cominciato a fare tamponi a tappeto, aveva cominciato a isolare i casi gravi e a mandarli non negli ospedali tradizionali, ma addirittura a costruire aree sanitarie e ospedali Covid. Capite che tutto questo aveva fatto sì che chi voleva capire, capisse. Nel frattempo, a fine mese,
cominciano a essere segnalati casi in Canada, casi in Australia, casi in Germania. Di fatto sappiamo che a fine anno la Russia, ovviamente consapevole dei rischi, chiude le frontiere. Insomma, in tutto il mondo si arriva a una preallerta. Devo dire che in Italia il 31 di gennaio sulla Gazzetta della Repubblica viene fuori, ovviamente sul piano formale, la dichiarazione che l'Italia è in periodo pre-pandemico. A questo punto si chiede a tutti, quindi alle regioni e a tutti gli ospedali, di cominciare a prepararsi. Ma ovviamente prepararsi sono parole se non si creano le situazioni per definire in che modo ci si deve preparare e per dotare, oltre che per informare e formare. Quindi i punti chiave sono: è stata informata sufficientemente la popolazione di quello che sarebbe potuto succedere e che bisognava in qualche modo scongiurare? È stata fatta la sorveglianza attiva, il che significa sono stati cercati negli ospedali quei casi di broncopolmonite o polmonite che, se era vero, come ormai era chiaro, che da un mese il virus circolava nel mondo, probabilmente c'erano già, sono stati soprattutto messi in campo quelle dotazioni per proteggere gli ospedali ed evitare che chi, perché portatore, perché sintomatico, perché preoccupato, andasse nei pronto soccorsi e facesse diventare gli ospedali il santuario, lo dico criticamente, è una parola che usano gli anglosassoni, del virus. Ma soprattutto si è fatto in modo che il territorio diventasse il luogo per contrastare questa possibile pandemia che era alle porte. E ultimo dato, si è data l'informazione agli operatori sanitari di quello che questo virus era, e cioè che questo virus ha le mutazioni che purtroppo temevamo da 20 anni che arrivassero. Si è fatto il sequenziamento sul territorio, come hanno fatto altri paesi, proprio a partire da casi italiani. Perfino in Brasile si sono fatti sequenziamenti e si è visto che quelle sequenze del virus che ormai circolava nel mondo avevano già fatto il giro, erano state dalla Cina in Australia, in Germania, in Finlandia. Insomma, a fine gennaio, primi di febbraio, i dati in mano per fare il contenimento vero, immediato, la ricerca dei casi e il monitoraggio sul territorio e soprattutto la protezione degli operatori sanitari, secondo me, c'erano. A questo punto abbiamo il quadro generale, abbiamo, e questo lo dico, veramente l'unica cosa polemica, l'unica nota polemica che però devo dire, a questo punto purtroppo, mentre, ed è inutile criticare, tutto sommato gli istituti anche in Italia e poi anche il governo hanno cominciato a muoversi, magari in ritardo, ma del resto è stato un ritardo che purtroppo ci accomuna anche agli altri paesi occidentali, questo è sempre più evidente. Poi vi farò vedere i dati della Spagna, i dati degli Stati Uniti, come sta aumentando il problema anche lì. Purtroppo tutto l'Occidente e si è trovato impreparato, e da un giorno all'altro la preparazione non si fa. Ma dicevo, l'altro dato veramente triste e veramente drammatico è che sul web soprattutto centinaia e soprattutto veramente alcuni personaggi che non hanno nessuna competenza hanno continuato a dire delle tali eresie per rassicurare, per dire che questo era un virus banale, per dire che non bisognava preoccuparsi più di tanto, che lo avrebbero inventato come sempre per vendere farmaci a vaccini, che ovviamente molti di noi che non avevano l'abitudine e la competenza inizialmente non sapevano a chi credere. E purtroppo questo succede ancora. Purtroppo ci sono alcuni di questi personaggi che, per non smentirsi, farei nomi e cognomi, ma non li voglio fare, perché tra l'altro sono alcune volte perfino persone che non hanno neanche una laurea in medicina, vanno sul web e dichiarano stupidaggini gigantesche, disorientando letteralmente tutti gli altri. Allora, ciò detto, finalmente possiamo entrare nel vivo. Che cosa succede nel mondo e come possiamo capirlo? Ovviamente ogni paese usa strategie diverse.
in questo articolo semplice ma utile per capire, vediamo subito, la Cina, abbiamo già detto, chiude l'intera provincia di Hubei, 57 milioni di abitanti, fa un lockdown radicale, ma soprattutto fa una tale campagna di informazione della popolazione, che del resto è molto più preparata e consapevole di noi, per cui i cinesi di colpo, appena hanno minimi segni e problemi, vanno a farsi fare il tampone. Non solo, i cinesi organizzano le aree sanitarie immediatamente, evitano l'ingresso del virus negli ospedali tradizionali, fanno il monitoraggio a tappeto, creano squadre di giovani medici competenti, in ultima analisi nel giro di pochi giorni riescono a stabilizzare la situazione. Se poi vogliamo andare a vedere i grafici lo facciamo, ma insomma, in poche parole, è vero che la Cina è stato il primo paese colpito, ma alla fine, nel giro di 15-20 giorni, la crescita esponenziale, che in questi casi, visto le caratteristiche, come adesso tra poco vi farò vedere, del virus, è inevitabile, già dopo neanche un mese la Cina comincia ad andare in plateau e poi si ha una lenta riduzione dei casi, al punto tale che l'altro ieri non c'è stato neanche un decesso in Cina, cioè zero. Ora, tutto questo, lasciando perdere ogni altra considerazione, significa il modello cinese è stato fondamentalmente efficiente, consapevole, rapido e potrebbe consentire alla Cina di uscire definitivamente dal problema, perché come l'hanno affrontato questa volta, così probabilmente saranno in grado anche nel futuro. Primo punto abbastanza sicuro. Passiamo alla Corea. La Corea non ha fatto il lockdown, ma la Corea ha utilizzato un altro sistema altrettanto interessante e importante. Come vedete, ha oltretutto cercato di sanificare ovunque, di creare la consapevolezza nella popolazione, ma poi ha usato due strumenti fondamentali. Prima di tutto, tamponi a tutti i soggetti sintomatici e asintomatici vicini a loro, hanno fatto il monitoraggio, oltre 20.000 tamponi al giorno, e questo è un dato fondamentale, perché se nel giro di 15 giorni tu fai 300.000 tamponi, i dati di letalità sono bassissimi. Questo è stato un altro, come dire, un altro dato importante. La Corea ha mantenuto la tranquillità, ha usato un device molto sofisticato, ovviamente con la collaborazione di tutti i cittadini coreani, ancora una volta lo ripeto e lo sottolineo, in Oriente c'era l'esperienza e la capacità di capire l'urgenza di tutto questo, nessuno ha messo in discussione che bisognava farlo, hanno usato un device per cui il contagiato veniva segnalato e tutti sapevano, grazie alle sue stesse informazioni, dove era stato. Come dire che si poteva non bloccare la circolazione mediante una serie di accorgimenti e di consapevolezza collettiva. Ma soprattutto, come dicevo, facendo tamponi a tappeto, nel giro di cinque giorni avevano già 100.000 tamponi. I casi a quel punto gravi erano una minoranza e i decessi erano un'assoluta minoranza. Per cui non sono arrivati quei dati terrificanti di letalità che sono arrivati soprattutto in Italia e soprattutto in Lombardia i primi giorni, non avendo sufficienti tamponi e arrivando in una fase drammatica, sembrava che la letalità di questo virus fosse più alta addirittura di quella della spagnola e si avvicinasse a quello di Ebola o dell'H5N1. Allora, a questo punto arriviamo all'Italia. L'Italia cosa fa? L'Italia agisce, come spesso capita un po' all'italiana, inizialmente si tentenna, non si crea immediatamente soprattutto quella situazione, dicevamo, di informazione, formazione e protezione delle strutture sanitarie, questo è stato l'errore fondamentale, ma poi soprattutto ogni regione agisce in maniera diversa. In Veneto, lo diciamo subito positivamente,
grazie anche alla consapevolezza e alla preparazione di un parassitologo che è Andrea Crisanti, immediatamente Zaia chiude l'Università di Padova e riesce a creare attorno al comune di Vo, dove c'erano stati i primi casi, una prima zona rossa, usa i tamponi in maniera corretta, nel senso che immediatamente attorno ai primi contagiati l'area rossa determina un contenimento e per di più capisce che Crisanti aveva ragione, già in quella zona dall'1,5 al 3% della popolazione era positiva. Questo significava che il virus già c'era, confermando il fatto temuto che non si trattava di casi sporadici, ma che si trattava del fatto che già almeno in quelle zone dove i primi casi erano stati segnalati, quindi Lombardia e Veneto, il virus probabilmente c'era già. A questo punto si sarebbe dovuto immediatamente capire, ma se il virus è già andato in Germania, è già andato in Australia, è già andato in Finlandia, se gira in Veneto e Lombardia, vuol dire che gira anche in Italia. Cosa dobbiamo fare? Immediatamente non si poteva fare quello che sarebbe stato necessario, perché non avendo la preparazione e non avendo sufficienti tamponi, si è dovuto arrivare, ed è inutile criticare perché a quel punto era necessario, a una sorta di lockdown generale. Qualcuno ha criticato inizialmente, anzi molti devo dire, non bisogna esagerare, ma a quel punto cosa avrebbero potuto fare al governo se non chiudere progressivamente tutto? Anzi, casomai siamo arrivati in ritardo rispetto alla situazione. Non avevamo la possibilità di seguire l'esempio della Cina, non avevamo neanche la possibilità di seguire l'esempio della Corea. Non c'erano neanche i tamponi per farlo, quindi a quel punto lockdown. Giusto o non giusto, era necessario. Passiamo agli altri approcci. Come ricorderete, il quarto approccio è quello britannico, totalmente diverso dai primi tre. L'approccio britannico, io ho messo Darwin, che può sembrare ironico, ma non è ironico, perché letteralmente all'inizio qualcuno, e in particolare Boris Johnson, come espressione di questa logica darwiniana, e purtroppo è anche l'esempio che in questi casi bisogna stare molto attenti a come si opera, a come si parla, a come si comunica, ebbene l'idea iniziale da parte dei non tecnici, ma in parte anche dei tecnici in Gran Bretagna e purtroppo negli Stati Uniti è stata lasciamo andare le cose come stanno. Tutto sommato non sappiamo se il virus è così tremendo, speriamo di no, moriranno alcune decine di migliaia di persone, probabilmente i più anziani, lasciando perdere l'eticità della valutazione. Era una valutazione fondamentalmente sbagliata, perché come poi vedremo tra poco, questo virus non è come l'influenza, come un virus diciamo tradizionale, un virus che fa fuori, tra virgolette, i più deboli, cosa che è già triste pensarla e dirla, ma è un virus che all'inizio colpisce di più le persone che hanno un substrato di una, diciamo, disfunzione endoteliale di base, perché come vedremo tra poco il virus non solo aggancia le vie aeree, ma il virus colpisce soprattutto gli endoteli, quindi il sistema cardiovascolare, quindi ovviamente le persone che hanno già una situazione predisponente, non solo gli anziani, ma per esempio i soggetti che hanno patologie cardiovascolari infiammatorie, quindi stati per esempio di aterosclerosi e ipertensione seria, ovvero di patologie metaboliche croniche, sono i primi a morire, perché fanno con più rapidità, diciamo, quella fase infiammatoria che poi descriveremo e che generalmente viene un po' semplicisticamente definita la tempesta di citochine. È vero che questo è il primo manifestarsi di un virus come questo, ma rapidamente i dati fanno vedere come è vero, a morire sono i più anziani, ma dopo qualche giorno cominciamo a vedere che non sono soltanto loro, che cominciano a morire per esempio gli operatori sanitari, che cominciano a morire i medici che non sono stati protetti e informati. Perché? Perché quello che diventa fondamentale è la carica virale, cioè la quantità di virus che il soggetto non informato, non protetto e quindi non sufficientemente cauto riceve.
Ecco perché il grande divide che c'è tra l'Oriente e l'Occidente lo si spiega così. Da noi è arrivato indisturbato, ha girato per un mese, in Oriente lo hanno fermato subito. Ma anche il divide nord e sud in parte lo si spiega così, perché essendo stato chiaro che la grande circolazione iniziale ha colpito la Lombardia, il Veneto e poi Emilia Romagna e Piemonte, le altre regioni hanno potuto approfittare di questa, diciamo, progressione rallentata rispetto a quello che era successo al nord. Oltre al fatto che, come abbiamo detto, nelle regioni in cui c'è stata più cautela e più attenzione, il virus comunque si è fermato relativamente rispetto alle altre, e i grafici e i dati che vi farò vedere sono molto esplicativi. E cominciamo a vederli questi dati. Qui siamo non all'inizio della pandemia, siamo a 10 giorni fa, quindi di fatto il virus già da 2 mesi c'è. Che cosa salta all'occhio? Salta all'occhio che il virus dall'epicentro iniziale, che era l'Asia, è passato verso, diciamo passando attraverso il Medio Oriente. Abbiamo visto che la Russia ha subito tappato, chiuso i suoi confini, poi la Russia è un paese particolare per estensione e tutto, poi non è detto che tutti i dati che abbiamo siano veritieri, ma questo lo vediamo tra poco. Ecco, il secondo riquadro fa vedere molto chiaramente che il secondo epicentro è stata l'Europa. Qui siamo, non si vede, è parzialmente coperto, ma lo sappiamo, siamo alla fase in cui l'Italia era diventato il secondo epicentro dell'epidemia, seguita a ruota dalla Spagna e con una diffusione progressiva negli altri paesi. Siamo in tutto a 13 giorni fa, ed ecco quello che via via avviene. Guardiamo i dati, perché bisogna partire sempre da lì, con la grande premessa, che è fondamentale, che noi dobbiamo guardare i dati sicuri, dobbiamo guardare i decessi, non i casi più o meno riconosciuti, perché i casi riconosciuti non sono i casi reali, sono quelli che sono stati diagnosticati sulla base dei tamponi fatti. Quindi sono i decessi, purtroppo, che ci danno un'indicazione chiara. La prima indicazione che viene da questi dati, questi sono, come vi dicevo, 25 marzo, è che i dati cinesi sono fermi e i dati della Corea idem. Vedete che siamo circa 3.300 decessi in Cina, che sono quelli grosso modo su cui si era fermata a febbraio la crescita dell'outbreak cinese. Un dato significativo e preoccupante in quel periodo, 25 marzo, era l'Iran, il paese del Medio Oriente che aveva avuto un numero di casi significativi e che stava crescendo. Sugli altri dati probabilmente qualche incertezza c'è, ma veniamo subito all'Europa, perché ovviamente è quella che ci interessa di più. Tutti ricordiamo 25 marzo, 13 giorni fa, che l'Italia aveva questa situazione già, questa situazione molto drammatica, in cui ai 69.000 casi accertati, continuiamo a parlare di casi accertati, faceva un riscontro con un ipotetico tasso di letalità del 10%, 6.800 decessi. Ora qui facciamolo subito il discorso sui dati di letalità. Il dato di letalità è un dato che dovrebbe essere poco utilizzato, perché si fa mettendo al numeratore i decessi e al denominatore i casi accertati. Ora, mentre questo è un dato realistico in un paese come abbiamo visto la Cina e la Corea, che fanno moltissime diagnosi, per cui sui casi accertati abbiamo grandi quantità e il numeratore paragonato alla grande quantità è un dato significativo, in Italia, dove tutto sommato quei 69.100 casi accertati sono una piccola parte del campione generale, il dato di letalità risulta enorme. Si viene a ricavare un dato di letalità circa
del 10%, che è assolutamente altissimo, significherebbe che questo virus è peggio della spagnola. Quindi attenzione, calcoliamo e poi vedremo come cambia il tasso di mortalità, che comunque è probabilmente, per ora grosso modo, si pensa intorno al 2-3%. Detto questo, guardiamo questi dati in paragone, vediamo come la Spagna è cresciuta, siamo al 25 di marzo, sta raggiungendo l'Italia come quantità generale di casi accertati, soprattutto comincia a presentare dei dati di decessi piuttosto alti, siamo a 3.000. La Francia a questo punto comincia a dare segni di una crescita significativa, vedete che abbiamo 1.100 decessi, siamo a 13 giorni fa, questo rapidamente perché fino a pochi giorni prima la Francia aveva pochissimi decessi, come anche l'Inghilterra. L'Inghilterra va a 422. Guardate il dato americano, che è importante. Il dato americano al 25 marzo, quindi 12 giorni fa, è di soli 673 decessi. Questo stiamo parlando dei paesi occidentali, dove i dati sono affidabili. Abbiamo 51.000 casi accertati e soltanto 673 decessi negli Stati Uniti. Ma a questo punto andiamo avanti e ci avviciniamo in qualche modo a quello che è la nostra realtà attuale. Qui siamo agli ultimi due giorni. Vedete la Cina? Cina e Corea, nulla. I dati sono sempre gli stessi, l'epidemia veramente sono riusciti a contenerla, quindi non era una storia. Vedete che i nuovi morti accertati in Cina sono 3. Vedete che in Iran invece la situazione è di una crescita relativa, ma i dati veramente drammatici, purtroppo li conosciamo, sono questi. La Spagna e l'Italia sono appaiate con 124.000 casi, il numero dei morti in Italia è salito addirittura a 15.300, in Spagna a 11.000 e vedete che la Francia ha cominciato a crescere a sua volta in modo significativo. Siamo arrivati a 7.500, siamo arrivati a 4.013 United Kingdom, anche Belgio e Olanda cominciano a registrare una crescita. Insomma, il 5 aprile il dato forse più eclatante è che quei 570 morti degli Stati Uniti in pochi giorni sono diventati 7.000. La cosa più preoccupante per gli Stati Uniti è questa, che la gran parte dei decessi non riguarda il paese, ma riguarda essenzialmente New York e la zona di New York, col dato anche peggiorativo che gli Stati Uniti notoriamente hanno un sistema sanitario che non è in grado di affrontare tutto questo, perché a differenza dei sistemi sanitari europei, non è minimamente un sistema pubblico che affronta le emergenze, è un sistema largamente privatizzato che cura soltanto una parte della popolazione, essenzialmente i cronici che se lo possono permettere. Questi dati vanno messi in chiaro, anche perché un altro dato, quello della non preparazione, si affianca in Italia all'indebolimento colposo del sistema sanitario negli ultimi 20 anni. Riduzione drastica dei reparti, non solo della sanità pubblica, non solo del numero dei letti, non solo dei numeri dei medici e degli altri operatori sanitari, con soprattutto proprio in Lombardia un potenziamento della sanità privata. Tutte queste cose nei prossimi giorni, quando avremo modo di valutarlo con un po' più di tranquillità, dovranno emergere. Ma proprio un depotenziamento di quei reparti che in questi casi, guardate le terapie intensive, si stanno rivelando fondamentali. E arriviamo a ieri, vedete i dati cinesi e coreani bloccati, 0 morti in Cina. Iran, grosso modo, dai dati ufficiali sembrerebbe che la situazione si è abbastanza regolarizzata. Su questi dati ovviamente non ci metterei la mano sul fuoco. Veniamo a noi, ecco qui Spagna e Italia continuano a crescere. Il tasso, grosso modo, a questo punto sembra di circa 600 morti al giorno. Vedete che il dato spagnolo e italiano è di un praticamente molto simile, 636-37. In Francia la crescita è superiore, abbiamo 832 decessi,
con al giorno, con 8.896 totali, vedete che anche in Inghilterra l'aumento comincia a diventare considerevole, ma soprattutto guardate il dato americano. Il dato americano è di 9.559 con 1.200 decessi. A questo punto il quadro generale ce lo abbiamo. Abbiamo il quadro di un'epidemia che diciamo che nella sua fase di massima espansione, speriamo in Italia, diciamo che probabilmente ci stiamo avvicinando finalmente al picco. Perché? Perché comunque sia il lockdown, criticato da alcuni stupidamente, devo dire, ha determinato comunque il rallentamento notevole e poi a questo punto il quasi cessato aumento. Perché se voi andate a fare le proiezioni, qualora non si fosse fatto tutto questo e fosse continuata la crescita esponenziale dei primi giorni, come speriamo non succeda in nessuna parte del mondo, come sembra succedere, ma non lo diciamo perché in alcuni paesi, per esempio ci sono paesi come l'Ecuador in cui il sistema sanitario veramente non ce la fa, speriamo che riescano comunque a trovare modalità di contenimento, diciamo questa linea che vedete essere stata solo all'inizio per un certo periodo di crescita esponenziale, probabilmente comincia finalmente a rallentare. Questa figura è più chiara in Italia, vedete che tutto sommato il lockdown in Italia è cominciato intorno al 10 di marzo, quello più deciso e più reciso, ma vedrete che prima di vedere dei risultati, e adesso vedremo perché, ci vuole tempo. Vedete che i dati della crescita dei decessi, che sono in nero, è abbastanza evidente, come è anche evidente l'aumento degli attualmente positivi. Ovviamente non sappiamo quale sia la parte di popolazione non sintomatica, che probabilmente è altrettanto numerosa di quella positiva, forse anche di più, e su questo torniamo tra poco. Però vediamo, questo è il dato reale, tra l'altro questi sono dati ufficiali, istituzionali, per cui non si può mettere in discussione più di tanto. Quindi il lockdown è servito fino a un certo punto, ci è voluto un certo periodo di tempo, guardiamo subito che almeno ci vuole, minimamente ci vogliono 3-4 settimane per vedere gli effetti. Come mai? Per capirlo dobbiamo vedere due riquadri che tra poco vi mostro. I nuovi casi giornalieri, su questo si è un po' speculato in questi giorni, c'è una riduzione, ovviamente i nuovi casi giornalieri significa quelli diagnosticati, addirittura questa tabella fa vedere i casi confermati, non è un rallentamento evidente questo, significa che sono diminuiti quei casi che nella fase iniziale erano stati pochi ma accertati e confermati. Continuo a dirlo, fermiamoci sulla linea dei decessi, che come vedete è quella più chiara per capire quello che sta succedendo. Quindi se siamo finalmente a un rallentamento e possiamo cominciare a vedere qualcosa di positivo, lo dobbiamo comunque al fatto che ci sono state delle regole abbastanza rigide e soprattutto è la diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva che fa pensare che le cose comincino piano piano ad avviarsi per il meglio. Se poi andiamo a vedere, questo è il dato che vi dicevo prima, i dati regionali, vedete che sono estremamente diversi, che quell'iniziale dramma della Lombardia continuiamo a pagarlo e che invece il fatto che al sud si sia potuto godere di un periodo abbastanza lungo per mettere in campo strategie, non si può ipotizzare che il sistema sanitario del sud sia più efficiente di quello del nord, sappiamo che non è così, sappiamo che la grande differenza è legata a questa grande possibilità di prepararsi, adeguarsi, difendersi per tempo. C'è un dato che viene spesso discusso in questi giorni e che secondo me ha una sua validità, e cioè il fatto che le regioni in cui la pandemia
ha dato più casi gravi sono quelle più inquinate. Questo è un dato significativo, non è un dato astratto, non tanto perché, come qualcuno ha detto, e forse esagerando, il particolato fa da tramite di trasferimento del virus. Questo secondo me è fondamentalmente non vero, perché il fatto che il virus contagi essenzialmente le persone negli ambienti chiusi è il dato sicuro, ed è su questo che bisogna riflettere, ed è per questo che gli ospedali oltretutto andavano tutelati, perché una volta che il virus entra in ospedale, fermare un'epidemia proprio a partire dal sistema sanitario è una cosa molto complessa. Questo è successo nel nord, è successo molto meno nel sud, e speriamo che appunto non succeda. A questo punto l'altro dato sull'inquinamento invece lo riesamineremo tra poco, e cioè, come dicevamo, gli anziani, i soggetti, i grandi fumatori, le persone affette da patologie cardiovascolari, infiammatorie, e quindi anche i soggetti che vivono in zona molto, molto inquinata, che hanno quindi una disfunzione dell'endotelio e addirittura una endotelite, perché in fondo l'aterosclerosi è un'endotelite precoce, sono le persone che più facilmente fanno l'evoluzione immunoinfiammatoria drammatica. Quindi questo è un dato reale e bisognerà in futuro tenerne conto, anziché continuare a fare spallucce quando chi lavora su queste cose dice: guardate che l'inquinamento, il tasso di inquinamento persistente in pianura padana aumenta drammaticamente tutte le patologie croniche infiammatorie, quindi diminuendo ovviamente la vita, gli anni di vita in salute, ma a questo punto è anche predisponente a questi drammi. Quindi teniamone conto. Questi sono i dati regionali, non mi soffermo perché non abbiamo i tempi per analizzarli, ma anche qui potrebbe venire fuori, per esempio, come viene fuori da questi due grafici, che anche al nord, oltre alle situazioni drammatiche che abbiamo visto per esempio in Lombardia, ci sono regioni che sono andate meglio, oltre per esempio il Veneto, e anche altre che sono andate peggio, perché guardate la Liguria, per esempio, evidentemente per una serie di situazioni anche socioculturali ha avuto un andamento abbastanza negativo, mentre il sud, come vediamo, in grandissima parte è stato fortunato per i motivi che abbiamo detto. A questo punto il dramma nel dramma, e io questo lo sottolineo perché veramente secondo me è il dato più importante che non possiamo trascurare, è il fatto che al 5 aprile più di 90 dei nostri colleghi medici sono dati come deceduti per Covid. Ora, questo è un dato gravissimo, perché visto quello che abbiamo detto finora, visto che l'allarme pandemico era nell'aria da anni ed era stato già predefinito ai primi di gennaio, visto che a fine di gennaio c'era stata sulla Gazzetta della Repubblica l'informazione chiara, a quel punto tutelare chi era in prima linea sarebbe stato un obbligo, non solo morale, ma anche un obbligo per preservare quella sanità che, qualora non riesce più, come purtroppo in alcune aree della Lombardia, a far fronte alla situazione, rischia veramente di determinare un incremento, di agire da feedback positivo rispetto alla casistica. Altretutto, come vedete, già 12.500 sono a ieri i casi di operatori sanitari contagiati, il che significa, oltretutto, sperando che la gran parte di questi non siano gravi, il che è tutto ancora da vedere, significa un indebolimento pazzesco delle prime linee e il fatto che abbiamo dovuto mandare in prima linea giovani medici inesperti, mettendoli a rischio e ovviamente con le conseguenze del caso. Ma soprattutto noi non sappiamo, io non sono riuscito ad avere i dati sugli operatori sanitari non medici deceduti. Questo è gravissimo, io non riesco a capire come mai non venga diffusa questa notizia, perché queste sono, ovviamente lo dico, su questo dato non c'è da dire nulla, c'è da silenziarci tutti e da dire ci sono anche grandi responsabilità su cui dobbiamo riflettere. Detto questo, io non rifletto troppo a lungo su alcuni passaggi, vi faccio vedere però queste due diapositive che secondo me sono molto utili per capire
come agisce questo virus? Allora, quando un virus entra in un organismo, la prima cosa da sapere, e qui non compare, ma ve la dico in breve perché abbiamo troppo poco tempo, il virus deve agganciare le vie aeree, ovviamente trattandosi di un virus respiratorio, quindi deve trovare un recettore adatto, e il recettore in questo caso è, come molti sanno, l'ACE2, quindi un recettore fondamentale nella regolazione del sistema renina-angiotensina. Il virus ne deprime l'espressione e lo utilizza per suoi, diciamo, interessi. Lo utilizza essenzialmente per entrare nella cellula. Cosa fa il virus entrando nella cellula? Deve fare un secondo step che si chiama fusion, fondamentale, nel quale utilizza gli enzimi cellulari per farsi svestire del capside, dopodiché può farsi replicare, usa le cellule dell'organismo per praticamente diffondersi, proliferare nell'organismo stesso e negli altri organismi. Quindi deve fare tutta una serie di passaggi. Quindi in prospettiva ogni approccio terapeutico deve tener conto di queste fasi, perché se io uso la clorochina troppo presto o troppo tardi è inutile. Se è vero che la clorochina, per esempio, faccio un esempio perché in questi giorni è stato più volte citato, e scopriamo, come i francesi ormai sembrano avere dimostrato, che la clorochina serve essenzialmente perché acidifica gli endosomi e quindi non permette al virus che è entrato nella cellula di fare il secondo passaggio e di diffondersi, la clorochina va usata in quel momento, non va usata né prima né dopo, se no è inutile e addirittura può essere controproducente. Così, come vedremo, vale per tutti gli altri farmaci, dai cortisonici fino agli anticorpi monoclonali. Andiamo avanti su questo schema. Allora, il virus è entrato. Come si comporta? Questa tabella è importantissima, è semplicistica, soprattutto è basata sui dati dei primi mesi, del primo mese e mezzo, quindi adesso va riadeguata. È stata utilizzata fino alla fine di marzo, adesso ovviamente, soprattutto con i dati che stanno emergendo sugli asintomatici, deve essere parzialmente rivisitata. Però il quadro globale rimane. Il virus può entrare, può dare una forma cosiddetta banale, asintomatica, e questo probabilmente qui è segnato il 30%, mentre probabilmente sono molto di più le persone che non hanno veri e propri sintomi, che magari hanno un po' di mal di gola. Anche oggi ho avuto varie notizie di persone che dicono: ah, ma io ho avuto da qualche giorno un po' di mal di gola, un po' di rinite, un po' di mal di testa, addirittura una febbricola, mi devo preoccupare. Ebbene, queste forme asintomatiche o pauci sintomatiche sono probabilmente l'80% dei casi, addirittura le asintomatiche, totalmente asintomatiche, sono probabilmente la metà o il 40% dei casi delle persone che incontrano il virus. Questo è fondamentale perché chiaramente, come voi capite, se come in Corea si fanno i tamponi, si vedono che i positivi sono tantissimi, moltissimi, asintomatici o pauci sintomatici, noi capiamo meglio le dimensioni della pandemia, possiamo monitorarla, possiamo capire meglio la virulenza del virus e la sua contagiosità. Perché l'altra parola chiave da non sottovalutare è la contagiosità. Vedete, lo schema è molto chiaro. Negli asintomatici, gli asintomatici, pur non avendo sintomi, sono contagiosi per i primi 15 giorni. Ora, qui mi fermo un attimo. Capite cosa significa? Cioè, molti di noi che hanno incontrato il virus e che hanno semplicemente una proliferazione del virus in gola, senza grandi sintomi o addirittura asintomatici, sono potenzialmente carrier e possono essere fonte di contagio verso coloro coi quali hanno rapporti diretti, magari anche più prolungati, perché a questo punto l'altro concetto chiave fondamentale è la carica virale. Cioè, la carica virale significa quanti virus emette un non sintomatico che abbia una leggera proliferazione, chiaramente meno di quello che invece ha una forma sintomatica, c'ha magari la tosse, c'ha la rinite, sternutisce, eccetera. Ma chiaramente la contagiosità nei rapporti diretti c'è. Allora, due sono le prime regole che dobbiamo
diffondere il più possibile. Primo, che è corretto mettersi la mascherina quando si va in pubblico ed è inutile stare a lamentarsi, è inutile, non mi protegge. Vero, ma protegge gli altri. Perché se anche io sono asintomatico, proteggo gli altri mettendola. Se io entro in un supermercato e magari ho una forma minima, se io sono uno, ma se 100 persone entrano in un supermercato senza mascherina, chiaramente qualcuno se la può anche prendere questa quantità di virus, è particolarmente sfortunato. Ciò detto, non bisogna neanche cadere nell'opposto, cioè di dire ma allora il virus è ovunque. Il virus, se è ovunque, in piccolissime quantità, lo dobbiamo incontrare. Non possiamo impedirci di incontrare il virus, dobbiamo anzi augurarci di incontrarlo giorno per giorno, in piccole quantità, per poter avere la seconda parte dello schermo a destra, una immunità. Perché se noi non lo incontriamo non diventeremo mai immuni e ovviamente dobbiamo sperarlo di incontrarlo nelle quantità giuste per non avere grandi problemi e per immunizzarci, che sarà il problema che dobbiamo immediatamente dopo discutere. A questo punto, se il 40-50% sono asintomatici e il probabilmente 30% hanno forme moderate, dove però moderate, attenzione, significa, quindi globalmente arriviamo all'80-85% della parte alta dello schermo, attenzione, significa persone che stanno male, cioè le forme moderate sono le persone che hanno astenia grave, altro sintomo fondamentale di questo Covid, che hanno dolori muscolari, che hanno febbre abbastanza persistente e non sensibile in generale ai non molto sensibili agli antipiretici, sono persone che hanno magari anche, ma non è detto, i sintomi più specifici, diciamo, di ordine respiratorio. Anzi, di solito, trattandosi di forme abbastanza banali di bronchite, la tosse non è il sintomo dominante se non c'è un quadro già significativo e comunque spesso, per esempio, non è notturna, è più chiaro invece la sintomatologia sistemica. L'astenia, per esempio, è clamorosa e fa capire che comunque un coinvolgimento sistemico c'è. L'altro dato importante è che, come vedete, chi ha avuto il virus in forma sintomatica è contagioso non per 15 giorni, ma probabilmente per 22-25, da tener conto anche di questo. L'immunità, se già non sappiamo bene se sarà stabile, se non sarà stabile, possiamo cominciare, lo vedete dal riquadro, a immaginare che si possa progressivamente diventarlo per contatti progressivi minori, ma non prima dei 15-20 giorni in cui si comincia ovviamente ad attivare l'immunità adattativa. E adesso ci torneremo con la prossima figura. Nel frattempo guardiamo invece il restante 15%, grosso modo, perché grosso modo sono statistiche, sono quelli che evidentemente invece hanno avuto all'inizio una carica virale sufficiente, quindi hanno incontrato il virus in quantità abbastanza significativa. Io non ho il tempo di dirvi un po', di andare un po' più a fondo in questi concetti, comunque credo che sia sufficiente per capirci. Quindi in questo caso carica virale e dose infettiva sono state abbastanza alte da determinare un attacco da parte del virus e una reazione insufficiente dell'immunità naturale, perché all'inizio è questa. Cosa succede? L'incubazione è sempre grosso modo di 5-7 giorni, alcune volte si può arrivare a 10, alcune volte è ancora minore, 3 giorni o 4, di solito quando l'incubazione è più breve in questi casi vuol dire che la carica virale è molto alta. I sintomi severi cominciano abbastanza presto, a questo punto questi soggetti devono essere ospitalizzati, come abbiamo detto mille volte sono molto contagiosi, perché la contagiosità più alta è proprio nella fase iniziale, è proprio nei soggetti che hanno già i sintomi, quindi non dovrebbero entrare negli ospedali. Ma questo chiaramente è impossibile se non sono stati creati reparti alternativi, i corridoi alternativi. Quindi il risultato è stato che gli ospedali si sono riempiti del virus. Andiamo all'ultima fascia,
in cui vediamo i casi critici. I casi critici sono quelli che hanno bisogno non solo del ricovero, ma come vedete già a fine prima settimana hanno bisogno di andare in terapia intensiva con ventilazione assistita, intubazione e quadri gravi che nella peggiore delle ipotesi portano a morte, nella migliore, lo dobbiamo dire, portano comunque a conseguenze significative, perché il quadro polmonare iniziale rapidamente tende a evolvere in situazione sistemica, si hanno fatti vascolari disseminati, ma lo stesso polmone tende ad andare in fibrosi, per cui tende a trasformare la fase infiammatoria acuta in fase persistente cronica, con conseguenze che poi rischiano di rimanere per tutta la vita. Siamo nel 5%, ma come capite stiamo parlando di una situazione ben diversa dalle patologie normali, perché il 15-10%, probabilmente alla fine sarà anche il 10% in questa prima fase dell'epidemia, vanno incontro a rischi di questo livello. Se vediamo adesso quest'altra immagine, il quadro è abbastanza chiaro. Inizialmente abbiamo, come si vede a sinistra, una risposta che nella gran parte delle persone evidentemente porta a una riduzione progressiva della carica virale, l'attivazione del sistema immunocompetente è lenta, inizialmente è l'immunità naturale quella che è chiamata a rispondere, ed è per questo che anche nelle forme più gravi la fase infiammatoria è il problema enorme, perché non c'è una modulazione sufficiente da parte del sistema immunocompetente adattativo, e quando l'endotelio è già preinfiammato perché c'è una disfunzione endoteliale già precedente, e quando ci sono condizioni che determinano, favoriscono uno stato infiammatorio generale sistemico, chiaramente si va verso i quadri peggiori che noi abbiamo tante volte sentito nominare in questi giorni, cioè la famosa tempesta di citochine, con attivazione di chemochine, di citochine, il polmone infiammato che tende a diventare emorragico, ma soprattutto, e questo purtroppo viene fuori dalle autopsie, una disseminazione a livello di endoteli, di trombi, di coagulazione intravascolare e di stati, diciamo, cardiovascolari e generalizzati molto gravi. Questo è il quadro generale, ed è chiaro che tutto questo in soggetti magari già affetti da aterosclerosi per l'età, già con un endotelio infiammato, avviene più frequentemente. Ma questo non significa, come è stato con leggerezza detto, sono solo gli anziani, sono tutte le persone che hanno questo tipo di situazione, diciamo, e i bambini e i giovanissimi hanno forme relativamente attenuate. Con un'attenzione che speriamo appunto poi non venga a essere confermata, ma che in letteratura è stata in qualche modo già definita, e cioè i bambini hanno per la gran parte forme attenuate, nel 95%, a mio parere forse anche di più, perché probabilmente i bambini asintomatici sono tantissimi. Ma questo significa che sono asintomatici, ma sono ovviamente carriers. Quindi non è detto, non bisogna dire, come qualcuno ha detto, non vi preoccupate per i bambini. Certo, non vi preoccupate per i bambini, ma state molto attenti. Qualcuno ha detto è stato esagerato chiudere le scuole, ma stiamo scherzando. Se non fossero state immediatamente chiuse le scuole, sarebbe stato un disastro terrificante, perché sapete bene cosa significa quando il bambino che ha un sistema immunocompetente assolutamente vergine incontra qualcosa di simile, diventa un grande diffusore, tanto più che in buona parte ha forme asintomatiche. Dicevo, con qualche dato però di attenzione, perché lo studio pubblicato da poco su Pediatrics e un altro su JAMA, quindi su due giornali top, fanno vedere che in effetti la situazione non è così totalmente tranquilla, nel senso che in alcuni bambini ci sono stati due decessi, che ovviamente sono pochissimi, in un mese, di due bambini, uno dei quali aveva anche già un problema gastroenterico grave, l'altro non sembra, ma insomma sono casi rarissimi, ma polmonite gravi, relativamente gravi, ci sono state, con bisogno di ossigeno e altre terapie.
Comunque siamo a casi rarissimi perché, come abbiamo capito, la situazione generale e quindi in particolare la situazione degli endoteli e del sistema immunocompetente del bambino sono molto migliori rispetto a quelle che abbiamo visto nell'adulto. Ecco, l'ultimo dato che mi sento di dare, poi io direi che per oggi, per questo grande inquadramento, le cose principali ce le siamo detti, è il quadro sull'immunità. Cioè, da quello che abbiamo capito, l'immunizzazione, se avviene, e speriamo che avvenga, perché per questi virus a maggior ragione vale il discorso per tutti i virus RNA. Tutti sappiamo che il virus influenzale è un virus RNA instabile, mutevole, fa mutazioni ogni anno e ogni anno ci troviamo a dover rinvigorire, per così dire, l'immunità di base, perché il vaccino ogni anno fa da booster, fa da richiamo di una situazione instabile, perché una vera immunizzazione questi virus non è detto che la facciano, però chiaramente chi lo ha già incontrato ha buone speranze se lo ha incontrato in maniera progressiva, regolare, e questo è importante in questi giorni, per questo continuo a dire piccole quantità di virus. Le idee che sono venute fuori, le notizie false in questi giorni sui giornali, grandi titoli di giornali come Repubblica addirittura, che hanno titolato "Attenti, il virus è nell'aria", sono terroristiche, cioè non ha senso. Sì, ci può essere un minimo di particolato col virus, magari se è passato qualcuno che aveva veramente il virus in grandi quantità, ma queste piccole quantità non sono quelle che danno la carica virale sufficiente e la dose tale per cui si ha la patologia, sono quelle che potenzialmente potrebbero aiutarci ad avere, senza fare quadri gravi, ma rimanere asintomatici, come abbiamo visto la gran parte della popolazione, ma cominciare a immunizzarci. Nell'ipotesi, speriamo di no, ma come adesso a conclusione dirò, purtroppo è possibile, non dico probabile, che non abbiamo chiuso qui i conti col virus. Torniamo un attimo all'immagine, come vedete il dosaggio delle immunoglobuline non ha senso all'inizio, possiamo cominciare ad avere un aumento di immunoglobuline di IgM intorno al decimo giorno circa, sufficiente per un dosaggio, ma ci dice poco, è molto meglio aspettare a fare il dosaggio degli anticorpi per vedere se qualcuno che ha avuto una forma relativamente attenuata ha comunque delle immunoglobuline stabili, quindi le immunoglobuline G, lo dico le IgG, lo dico perché in alcune regioni, per esempio la Toscana, si comincia a parlare di fare immunoglobuline a tappeto, ebbene non è esattamente così che si affronta neanche questa, speriamo, seconda fase. Invece poi la verifica dello stato immunitario della popolazione, questo sì, nei prossimi mesi dovrà essere fatto, nella speranza che appunto siamo in molti, nonostante il lockdown, continuo a ripeterle, necessario che è stato fatto, chiaramente abbia probabilmente ridotto le nostre possibilità di immunizzarci. Ecco, concluderei con l'ultima nota, ma credo importante e credo veramente in questo di dover chiedere un po' l'aiuto di tutti. Se tutto quello che abbiamo detto e che vi ho sintetizzato in questo breve, insomma, talk generale sull'emergenza pandemica e sul virus, e non sono entrato in dettaglio, magari la seconda volta entriamo sui dettagli nel virus perché credo che ne valga la pena, la cosa importante è che prima di tutto si cominci a silenziare, scusate se dico di nuovo la parola silenziare, quelle persone irresponsabili che continuano a dire non vi preoccupate, il virus non dà problemi, perché veramente queste persone stanno facendo un danno potenziale enorme. Ma soprattutto dobbiamo ottenere che il sistema a questo punto reagisca nel modo finalmente coordinato, e cioè primo, che il sistema sanitario venga messo in sicurezza,
che si torni a potenziare quella parte del sistema sanitario che è stato depotenziato, che si faccia l'adatta informazione e formazione dei cittadini, che si creino i corridoi alternativi qualora il virus tornasse in autunno e con lo stato di immunità generale che avremo, che probabilmente non è sufficiente, è anche possibile che avvenga, non ci possiamo permettere che avvenga come questa volta senza una adeguata protezione del sistema, senza un'adeguata formazione e informazione, senza una dotazione efficiente e sufficiente di tutto il materiale che non abbiamo avuto, e dobbiamo soprattutto fare in modo che da maggio a agosto, anziché un po' all'italiana dire basta, è finita, non pensiamoci più, si lavori perché tutto questo avvenga, si imponga alla politica di investire nella direzione giusta, che è quella che stiamo dicendo, cioè di messa in sicurezza degli operatori sanitari e del sistema sanitario, perché non avvenga più niente di simile, e non magari investendo in grandi opere per far ripartire in modo aspecifico l'economia, per poi trovarci in una situazione analoga o peggiore, magari in autunno. E io per ora mi fermerei qui, spero di non avere disturbato o turbato, come dire, gli umori e l'equilibrio psicologico. Spero di avervi dato delle informazioni, io credo il più possibile attendibili e sicure, ma anche immagino, spero, sufficientemente equilibrate, perché veramente in questo momento ne abbiamo bisogno, perché circola di tutto, è veramente è pericoloso che continui a circolare. Da un lato l'informazione di chi dice non preoccupatevi, è un virus banale, hanno sbagliato, hanno esagerato tutti, lo hanno fatto per terrorizzarvi e basta con queste storielle stupide, come è esagerato chi viene a dire questi virus sono virus di guerra, adesso stiamo cominciando, è solo il primo, domani ne arriva il secondo, domani arriva il terzo, è finito tutto. Voglio dire, stiamo veramente nella linea di mezzo, ragioniamo su quello che stiamo vedendo, mettiamo a tacere i primi e i secondi e lavoriamo per una soluzione possibile nei tempi più rapidi possibili, senza avere troppa fretta. Ernesto, carissimo, è una veramente una chiarezza e dei dati che penso che facciano riflettere moltissimi, e un messaggio importante per tutti, per poi divulgarlo non solo nelle proprie famiglie ma anche ai propri colleghi e alle persone con le quali veniamo in contatto. C'erano, se posso farti due domande che ho visto, che è questa, poi dopo naturalmente domenica 19 faremo la seconda parte. Però questo è, si può parlare di immunità? Una domanda. Beh, questo però devo dire che abbiamo davanti il quadro. Il problema di dire un'immunità stabile è legata da un lato all'agente patogeno e dall'altro alle possibilità di incontrarlo in maniera regolare e secondo quello che dobbiamo auspicarci, cioè non in una quantità, diciamo che questo è il concetto di carica virale, è importante. Se noi abbiamo questa possibilità, anche un po' a questo punto questa fortuna, di non esporci troppo e nello stesso tempo di avere comunque un minimo contatto col virus, credo che possiamo sperare che un'immunità relativa si venga a determinare, sperando, lo dico, spero che qualcuno non insorga, perché veramente non è il caso in questo momento, sperare che si abbia anche la possibilità abbastanza presto di avere un vaccino, perché un virus come questo lo dobbiamo fermare, non possiamo immaginare di avere a che fare con questo virus senza difese per 2, 3, 4 anni, perché veramente sarebbe un dramma. Quindi immunità, speriamo che si formi in maniera regolare, ancora la certezza non la può avere nessuno, perché per esempio col coronavirus precedente l'esposizione della popolazione è stata veramente troppo rapida e minima,
E per quanto concerne gli altri virus potenzialmente pandemici, in particolare l'H5N1, l'H9N2, hanno un tale tasso di letalità che per fortuna li abbiamo bloccati sul nascere, speriamo che si continui, quindi non sappiamo molto. Dicevo, bisogna sperare che non avvenga come l'H1N1, che da 100 anni è rimasto perché l'immunità è molto ballerina, quindi penso che dobbiamo auspicarci di immunizzarci progressivamente un po' tutti e nello stesso tempo che si trovi il vaccino per poter in qualche modo procedere anche in quel senso. Ernesto, dicevano, dati come migliorare la letalità, l'hai detto, però occorre il numero di accessi in terapia intensiva e se la letalità è riferita anche ai pazienti a domicilio in osservazione. Devo chiarire due cose. La prima è che io un po' di fretta ho saltato l'ultima parte che è più specifica, quella delle terapie. Che cosa succede? Succede che se i pazienti che sono della fascia bassa, quelli che abbiamo visto non gravi ma critici, quelli che hanno già una tempesta di citochine in atto, quelli che la stanno per fare, cioè che hanno un quadro polmonare già significativo, non entrano in un reparto di terapia intensiva, non possono avere quindi quel tipo di terapia anche farmacologica, perché non basta ovviamente l'intubazione soltanto, perché al momento in cui si scatena una tempesta di citochine bisogna anche avere dei farmaci che riescano a bloccarla, perché è molto promettente l'uso degli anticorpi monoclonali specifici come quelli che bloccano l'interleuchina 2 e soprattutto la 6, perché sia in Cina, sia in altri paesi, sia ormai anche nei centri dove li si è provati in Italia, a Napoli, a Pavia, a Padova, a Milano, si è visto che un discreto numero di pazienti hanno avuto un miglioramento abbastanza rapido. Quindi ovviamente la letalità del virus è legata al virus, alla risposta del sistema immunocompetente, ma anche alla possibilità del sistema sanitario di affrontare queste situazioni. Per questo dicevo, è a maggior ragione da maggio in poi, dal momento in cui speriamo tutti, e lo speriamo veramente, che si riduca l'allarme iniziale, a quel punto bisogna pretendere che non si dica passata il dramma, andiamo tutti al mare, ma si dica prepariamoci nel modo migliore perché non avvenga più e perché gli ospedali abbiano, per esempio, le terapie intensive rafforzate, abbiano le protezioni adatte per i sanitari, abbiano anche le dotazioni. Non so se avete visto, e con questo chiuderei, che l'ospedale Cotugno, per dire che dove si è fatto si può fare, ha fatto veramente quello che in altri paesi non sono riusciti a fare. Cioè hanno creato un intero zona di reparto in cui non si è ammalato un solo medico, perché sono tutti protetti con tute vere, non hanno avuto il rischio di incontrare il virus, perché non hanno avuto la mascherina ballerina, ma hanno avuto la protezione che si deve avere tutti al momento in cui si affronta un virus come questo. E allora ci rivediamo e ci risentiamo domenica. La domenica si può fare una domanda alla Pasqua. Si può fare una domanda sola, sì, una domanda, sì, Lanfranco. Sì, sì, sì. Lanfranco Scaramuzzino, salve, grazie, grazie di tutto. Chiedevo solo questo perché sono abbastanza confuso su un dato, io sono un medico. E un ragazzo che è stato contagiato, un collega giovane, ha avuto una sintomatologia lieve. Ha fatto il test rapido a 15 giorni, 18 giorni, insomma, dal presunto contagio e ha IgM e IgG positive. Sta bene, non c'è nessun problema. Mi chiedevo se si può sapere, diciamo, dopo quanti giorni non è più contagioso, presumibilmente, e se è contagioso e le IgM sono presenti, se il contagio è relativo alle IgM presenti o no? Ma ecco, questa è giusta una domanda, Gianfranco. Qua il problema è questo. Noi sappiamo che il virus nelle forme gravi rimane in, diciamo, per quello che possiamo vedere nelle vie aeree, soprattutto nelle vie aeree basse. Questa è una cosa che è stata enormemente trascurata. Cioè c'è un lavoro sui Proceedings of National Academy of Science di 2 anni fa che fa vedere che nelle forme
importanti, il virus non rimane tanto nelle vie aeree superiori, per cui il tampone magari fatto sulla saliva, fatto sul faringe, è poco significativo, perché il virus rimane più a lungo nelle vie basse. Quindi capisci qual è il problema? Nei sintomatici significativi la contagiosità probabilmente è più protratta, per cui lì si deve fare una quarantena vera. Nei soggetti che hanno avuto forme lievi, per cui probabilmente il virus si è fermato nelle vie alte, io direi che la contagiosità dura, come abbiamo visto, in 20-25 giorni in tutto. Ovviamente l'ideale sarebbe avere comunque i due tamponi negativi che sono di prammatica, e beh, le IgG, sai, sulla contagiosità dicono poco, perché le IgM, come lo vedi già da questo grafico, cominciano abbastanza presto, sì, 7, ma insomma per essere dosate sono 10 giorni, ma già intorno al 15°-16° giorno calano nettamente. Quindi la scomparsa delle IgM non è che significhi non è più contagioso, significa che sono state sostituite dalle IgG, quindi che si sta auspicabilmente formando un'immunità stabile. Quindi in realtà gli anticorpi indicano l'immunità, non hanno molto a che vedere con la contagiosità. La contagiosità e il suo protrarsi è legato al tipo di forma clinica che c'è stata. Quindi nei casi gravi è lunga, nei casi banali, secondo me, una persona che ha già un secondo tampone positivo può stare tranquillo, insomma, soprattutto intendo dire per gli altri. Grazie. Grazie a voi. Allora, grazie di cuore. Io ho visto anche qualche lavoro sulla disfunzione mitocondriale, virosi, può essere interessante questo aspetto, Ernesto? Ma guarda, il discorso è anche qui, lo facciamo magari meglio che entriamo più in dettaglio il 19 sui meccanismi. 19. Dai, il discorso... Bene. Sia perché il sistema immunocompetente ovviamente utilizza tutta quella centralina fondamentale che è il mitocondrio, sia perché quello che abbiamo visto endotelite significa stress ossidativo. Ora, il discorso per cui l'ozono, per esempio, è giusto provare e magari funziona anche meglio, è collegato anche a questo, ovviamente, perché agisce proprio non solo sul sistema, sull'apparato respiratorio, ma agisce su tutto questo. Ovviamente cautela anche lì, e bisognerà vedere questi trial. Io penso che sia importante e magari funzionerà benissimo. Bisogna stare un po' attento perché, per esempio, l'ossigeno, come sapete, a grandi quantità, e anche l'ozono, può anche dare degli effetti paradossi. Quindi va fatto bene nei centri specializzati. Ora, tutto questo è legato ovviamente a un dato di fondo, cioè che la grandissima parte dei lavori che escono in corso di pandemia sono quelli legati da un lato alle valutazioni epidemiologiche e statistiche, dall'altro a modalità di valutazione del modo in cui il virus si comporta. Sui meccanismi patogenetici, sul CORS, sul SARS-CoV-2, ancora c'è poco, però basta secondo me rifarsi al Corona 1, perché grosso modo i meccanismi saranno probabilmente gli stessi. Quindi si può andare a vedere quella letteratura per capire meglio le cose. Ne parliamo il 19 comunque. Benissimo. Okay.